E andiamo a limare dove si può limare in modo che fitti tutto perfettamente. Want to know how it all started? Well, stay tuned and watch the video. Rimani connesso e guarda il video. Ero già partito. Come domani mattina? Domani mattina viene e se lo prende. Ma ci stai tu domani mattina? Ma no, ma scusa, ma manco me l'hai fatta guidare. Ma apposta adesso provo a prendere, così la provi. Ah, ho capito, va, meno male, va. Quanto tempo ci abbiamo a disposizione? Quanto dura? Hai sentito il botto dietro? Ma quello è il subwoofer, era? No, era scarico. Ah, borbotta. Guarda. Cioè, proprio... dopo tutto sto restauro di 5 Ma non minuti. Mi pensavo che me la chiedessero così subito, è impazzito. Ma questo. Era chiaro che la vendessi subito, ma la vedi cos'è? È la più bella che c'è. No, non ce n'è una. Adesso più bella. Sulla Toscout era la più bella che c'è. Ma in Italia è la più bella, no? Non lo so, ci stanno, però in vendita era la più bella. Fammene vedere una allora, dai. Più bella di questa. Non voglio. Non fare il modesto, no. Lo sappiamo che è bella. Poi rossa così, pastello. Rossa infatti. E nera perde un po', Ma che scherzi, ma così è molto più bella. Rossa, con la lucidatura che hai fatto. Senti che sound. Fuori un rosso. È vero, dopo la lucidatura è rinato. Senti. Con i sensi, mamma mia come va, oh. È un drago. Siamo arrivati a Potenza adesso, sta piovendo, il venditore ce l'aveva fatta anche lavare per presentarla al meglio, ma pop up. Vedi come l'S2000 è stata mantenuta sempre in un box, poi guidandola ho sentito subito che la turbina funzionasse nel modo corretto, attacca dopo 4000 giri e spinge fino a 7000. Andremo ad intervenire sugli ammortizzatori, sul comparto ruote e sicuramente cercheremo di migliorare quella che è l'estetica della vettura. Perché abbiamo scelto questa e non un'altra che all'occhio è molto vistosa e con questo kit estetico che magari a molti di voi non piace? Perché abbiamo guardato oltre, abbiamo subito telefonato al venditore e ci siamo assicurati che la vettura fosse venduta con i pezzi originali, quindi sappiamo di poter togliere eventualmente questo kit estetico e portarla di nuovo originale. Quello che mi ha colpito, quello che mi serviva è sapere che la vettura, la scocca della vettura, quindi gli sportelli, il cofano, il montante, il tetto, il portellone posteriore fossero tutte quante in ottimo stato, quindi significa che nel nostro restauro interverremo soltanto sui paraurti, sulle minigonne, l'assetto e i cerchi in lega. Quindi bisogna vederci lungo, anche se era una vettura che a primo impatto non piace neanche a me, ho individuato il chilometraggio e il fatto che comunque fosse sempre stata curata da una persona che vuoi o non vuoi l'ha sempre trattata con i guanti, anche se magari ha rispecchiato un canone di elaborazione più degli anni 2000 in pieno stile Fast and Furious. Va bene, allora entriamo dentro, facciamo le nostre pratiche, così noi possiamo ripartire per Roma senza perdere troppo tempo. Perfetto. Il viaggio è lungo, ma divertente. Sicuramente. Qua c'è il certificato, ma c'è già scritto. Poi andiamo a casa del proprietario che ci darà tutti quanti i pezzi originali della vettura. C'ha dei cerchi che sembrano un cavallo della spesa. E sta qualche tigre. No, non ci sta niente. Ti avevamo preparato lo scherzo. Ma se che non mi metto pure a me sopra. Allora. Vai, sali. Soffitta. No, non c'è nessuno, vai. No, gira la chiave pure. Sì, anche qui si gira le chiavi per aprire le porte. Sembra strano, però. Allora, là dentro. Non
giustamente. Non c'è soltanto il paraurti, c'è un sacco di roba. Sì. E dove sta il paraurti? Senti, dovrebbe essere sulla destra. Vedi un po'. Accenditi in un... Vabbè, prendo una cosa alla volta. Dunque ragazzi, i pezzi sono stati tutti verniciati, la macchina va completamente lucidata, infatti il prossimo step sarà la lucidatura totale. Per poi, ecco, rimontare tutti i pezzi del body kit by Empower Officina del Pilota e il signor Franz. Questo è lo stato in cui si trova adesso la carrozzeria della MR2 Turbo, sbiadita, molto opaca la vernice, c'è bisogno assolutamente di una bella lucidata. Ci sono da rimuovere alcuni graffi, ovviamente. Nel complesso è la vernice che ha perso un po' di vitalità, ecco, ma devo dire che lo stato in cui si trova la Toyota non è male. Ci sono dei graffi sulla carrozzeria che sono profondi, talmente profondi che con la lana non riusciamo a tagliarli. Quindi come interverremo, caro Luca? Con un disco Trizash della 3M con una grana 3000 e dell'acqua. Ovviamente utilizzando una rota orbitale con un'orbita da 5 mm, in questo caso la mia Festool, andremo a bagnare la superficie e a bagnare anche un po' il disco. Partiamo con una velocità 1, la più bassa. Sì. Il consiglio che do è quello di sciacquare, rimani qui. Vedi? Questo che vedi, rosa, è il residuo della vernice che noi abbiamo appena tagliato. Guarda com'è qui sotto una volta che intervieni con la 3000. Opacizza, vedi? Sì. Opacizza e crea un gloss molto più omogeneo, va via la buccia d'arancia. Questa è una cosa un po' trita ritrita, no? Non l'abbiamo detta mille volte, ma sì. Se fosse nuovo nel canale scoprirà questo segreto. Sì. Perché prendo un'interfaccia? Perché dove ci sono gli angoli, con un'interfaccia c'è molto più margine. È un cuscino. È un cuscino, non, diciamo ti perdona molti errori. Vedi che anche la superficie qui è un po' inclinata, qui al centro ovviamente c'è la parte più bassa. Certo. Il cofano è proprio, esatto. Così non tocca in modo omogeneo. Taglierebbe molto qui e qui, esatto. E taglierebbe meno qui. Certo. Con l'interfaccia riusciamo a distribuire meglio il peso e facciamo meno danni. A questo punto andiamo a vedere che succede qui. Facciamo asciugare la superficie e vediamo se è tutto omogeneo. Dalla 3000 passiamo alla 6. Eccola qui, 6000, è un pochino più azzurrina e rimuove i segni della 3000. Vedi che tipo di trama è rimasta qui? È opaca, non presenta più graffi, ma questa adesso va lucidata. Certo. Come si fa? Con la lana. Quel rosso pastello mi fa impazzire, è arrivato il momento di rimontarla tutta.
le faccio rivetti io. Vediamo un po' com'è venuto. Olè. Ti piace questa MR2 Turbo? A noi sinceramente ci fa impazzire, è bellissima. Does the car suit your personal taste? Let me know in the comment section below. Commenta qui sotto, amico mio, facci sapere se riflette il tuo gusto personale. L'MR2 ovviamente. This channel talks about cars. Passion for cars! You better hit the like button. Il video non è ancora finito, ragazzi, c'è tutta la parte finale. Rimani ancora incollato. This video is not over yet. You better watch all my videos. Dimenticavo, iscrivetevi, figlio di bottana. C'ha anche il cruise control, sei un signore proprio. E però io, quanto è più grande dell'S2000 dentro, ragazzi? S2000 bella, ma questa più bella, c'ha un altro fascino, è completamente diversa. Invidiando colui che se l'è comprata. Un collezionista, dice. Adesso lo conoscerò domani, perché io l'ho sentito soltanto telefonicamente e ha mandato subito l'acconto. Effetto di batteria. Bellissima, veramente bella. È più bella dal vivo. Ecco le chiavi della felicità. Musica. Non potevo dire niente, perciò, perché la macchina parla da sola e... Non mi sono proprio sentito di trattare. Bene, dico la verità. Bene, andiamo a fare questo passaggio. Perfetto. È arrivato il momento della vendita. Questa volta è stato difficile anche per Luca vendere un'auto. D'altronde è veramente bellissima, difficile lasciarla andare via. Per fortuna che sono riuscito a guidare la Toyota per qualche minuto. Godila, facci piano, adesso prendici la mano, è comunque una piccola bestia. Grazie caro, grazie. Complimenti per l'acquisto. Bellissimo, grazie. Ciao. Ciao Luca, grazie. Ciao. Grazie di tutto. Sono un po' triste. Ma non la puoi vendere! Sei pazzo! Ma come fai a venderla? Sei pazzo! Il mio pensiero è questo. Young timer. Giapponesi. Il nuovo proprietario si porta a casa un bel gioiello. Sta cercando di rallentare. Sto cercando di rallentare per non scendere. Quella sensazione, torni a casa e dice tua moglie devi fare la spesa. Meno male, vai! Faccio qualche chilometro in più. Dov'è che devo andare al giornalaio? Ma ci sei appena stato, amore?
mi sono dimenticato. Che botte che tiro dietro. Siamo alle solite. Comparirà un tastino qui sotto. Tu con il cellulare in mano, con il tuo ditino, premi e ti iscrivi al nostro canale, perché per noi è importante, ci dà soddisfazione e ci dà lo stimolo per continuare. Iscriviti, iscriviti. Iscriviti a questa canale. Cazzo, ma che c'è qua? Non lo so, sta no, parlando, speriamo. Guarda. Ma te ne sei accorto mo? No, adesso prima. Non me l'hai detto. È andata così, quindi allora, beccate l'appannazzo. E noi ci vediamo nel prossimo episodio.